Dunque facciamo ritorno in Italia, dalla quale pure non ci siamo mossi, però ecco, idealmente con Ilaria De Bonis ci eravamo spostati in Medio Oriente, ritorniamo in Italia, torniamo a parlare di Padre Pio, lo facciamo con un'iniziativa molto bella ed originale, quella dell'Associazione Miracoli dell'Amicizia di Bitonto, presieduta da Francesco Naglieri, che è già in videocollegamento con noi. Buongiorno Francesco, dove ti trovi in questo momento? Buongiorno a tutti. Ora ci troviamo a Bari, esattamente nella cappella dell'ospedale San Paolo di Bari, con il cappellano, nonché, e si presenta lui direttamente, prego, responsabile della pastorale della salute della diocesi Molto di bene, Bari, Don Antonio Stizio. Ci buongiorno. troviamo qui Buongiorno e perché... bentrovati. Ecco, Buongiorno, buongiorno. come mai ci troviamo in questo ospedale stamattina? Allora, ci troviamo qui questa mattina perché sta nascendo un progetto evangelico, quello di portare la cella di San Pio, la ricostruzione della cella di San Pio, la vogliamo riportare nei vari ospedali della nostra diocesi di Bari, grazie anche all'idea e allo Spirito Santo che lo ha illuminata, tornando a riportare questo messaggio. Ora, noi abbiamo qui la ricostruzione della cella, quindi è stata qui dal 14 settembre e sarà fino a fine di questa settimana, per dare la possibilità agli ammalati o a chi non può accedere direttamente a San Giovanni Rotondo di vivere questa spiritualità. Ma volevo lasciare questa parte più spirituale a Don Antonio che può spiegare meglio. Quindi avete Bene. avuto l'idea di riprodurre la cella di Padre Pio all'interno di un ospedale, una iniziativa davvero molto bella. Sì, ci farebbe piacere. Ora le parlo a Don Antonio, se mai ci facciamo un giro nella cella e facciamo Volentieri. vedere proprio la ricostruzione. Bene, dopo il convegno di Pastorale della Salute Nazionale del 2023, abbiamo pensato, la nostra diocesi, di rilanciare l'azione della Pastorale della Salute attraverso la spiritualità di San Pio da Pietrelcina. A febbraio di quest'anno abbiamo avuto la peregrinazione del cuore, la reliquia del cuore di San Pio, in tutti gli ospedali della nostra diocesi e quindi abbiamo colto questa occasione proprio per tracciare un programma pastorale che parta proprio dalla spiritualità del santo di Pietrelcina e ci aiuta anche a rigenerare la nostra azione evangelica e missionaria negli ospedali. Quindi abbiamo colto come pastore della salute l'invito e la proposta di Franco Naglieri dell'associazione AIMA di continuare su questo filone, ecco, la spiritualità di San Pio che diventa operativa proprio all'interno dei nostri ospedali, anche attraverso questo segno di comunione con San Giovanni. Bene, davvero, davvero una bella iniziativa. Ecco, ci diceva Francesco che forse con le immagini possiamo andare a dare un'occhiata alla riproduzione. Sulla sinistra abbiamo il confessionile, la riproduzione del confessionile di San Pio. Eccolo lì. E poi entriamo nella cella, la ricostruzione della cella. Abbiamo cercato di riprodurla in un modo fedele alla cella di San Pio, proprio per dare la possibilità a tutti quanti di vivere questa emozione. E c'è stata un'esperienza bellissima di tanta gente che è entrata in questa cella e veramente piangeva perché non avendo avuto la possibilità di andare a San Giovanni è come se stesse lì vicino a Padre Pio. Questo è l'obiettivo nostro dell'associazione. L'AIMA a San Giovanni Rotondo è conosciuta perché l'anno scorso abbiamo fatto, forse se ricorda bene, abbiamo fatto la ricostruzione dell'altare di San Pio Sì. dell'Ultima Messa. E quindi quest'anno invece abbiamo voluto, ecco, mi sposto così, ho la possibilità di far vedere, ecco, abbiamo voluto proprio fare riprodurre, ecco, in modo cercare di essere il più fedele possibile la cella. E devo essere sincero, ecco, vorrei che Don Antonio entrasse perché è stata ovviamente benedetta questa cella e si respira un'aria di una spiritualità. Ecco, vorrei che Don Antonio. Abbiamo anche la presenza ovviamente di alcuni associati, abbiamo un amico nuovo che si è avvicinato all'associazione grazie a questo gesto,
Abbiamo un'altra amica che è fuori lì, dove vive la spiritualità proprio di Padre Pio. Ecco, se Don Antonio può dare un senso più spirituale a questa stanza. Ma Ecco, intanto, ecco, sì. intanto prima di ascoltare Don Antonio, quello che mi viene spontaneo immaginare è che allestendo la cella di San Pio all'interno di un ospedale effettivamente si offre ai tanti ammalati un ulteriore, come dire, no, ancora a cui attaccarsi per superare momenti di difficoltà fisica, che possono essere piccoli e grandi e che tante volte mettono alla prova anche lo spirito. Per cui questa riproduzione sicuramente può essere uno sprone ad attaccarsi alla preghiera come strumento fondamentale per superare le difficoltà di ogni giorno. Sì, ecco, io volevo sottolineare anche la presenza di tanti medici, infermieri, operatori sociosanitari che sono passati alla cappella in queste 2 settimane e hanno potuto, ecco, ritrovare, ecco, nella spiritualità di San Pio anche una guida, una bussola per la loro attività quotidiana. E qualcuno addirittura mi ha chiesto di far rimanere la cella, insomma, in maniera permanente nella cappella, ma l'intento è quello di portarla in giro anche per altri ospedali, quindi non sarà possibile soddisfare questa loro richiesta. Però devo dire che è stato un segno di benedizione per tutta la comunità ospedaliera. Ecco, riportare quella idea originaria di ospedale, clinica del corpo e dello spirito, così come San Pio ha pensato anche Casa Sollievo, portare questa idea nell'ospedale pubblico è secondo me un grande passo avanti anche nel senso del rinnovamento della nostra sanità, che come sappiamo passa momenti un po' travagliati. È assolutamente condivisibile la riflessione, Don Antonio, perché ecco, io facevo un riferimento agli ammalati, ma in effetti, come giustamente sottolineavi tu, un ospedale non può esistere se non ci sono i professionisti del settore, quindi medici, infermieri, OSS, che tutti quanti a vario titolo, in varia misura, contribuiscono poi a quella che si auspica sia la guarigione degli ammalati. Per cui è un aspetto altrettanto importante di questa iniziativa, che va a motivare anche l'impegno quotidiano di questi professionisti che poi, ecco, sono persone, uomini e donne in carne e ossa come noi e vengono assoggettati a stress lavorativi anche molto forti, quindi potersi ritemprare così penso che sia un'ottima cosa anche per loro. Certo, sì, è vero. Questo è il nostro obiettivo, è proprio questo, ecco, cercare di essere accanto sia agli ammalati sia a quelli che lavorano accanto agli ammalati, che offrono comunque il loro servizio. E questo è un modo che l'AIMA, l'associazione, vuole proprio da statuto, vuole evangelizzare, ecco, attraverso i musical, attraverso queste rappresentazioni, anche perché i giovani, la gente ha bisogno di segni concreti. E quindi la concretezza di questa cella rende reale la nostra fede, il nostro credo. E cerchiamo proprio di testimoniarlo attraverso questo lavoro che facciamo veramente con cuore. E approfitto in diretta proprio a ringraziare la mia associazione che veramente si impegna tantissimo con tantissime iniziative proprio per evangelizzare, sempre grazie al sostegno dei sacerdoti che ci seguono e che ci sono accanto, perché San Pio è nella Chiesa, per la Chiesa e della Chiesa. Quindi tutto quello che facciamo è sempre a nome del Signore. Questo volevo un po' ribadire. Grazie Francesco, grazie Don Antonio, ancora complimenti per questa bellissima iniziativa. Teneteci aggiornati su quelli che saranno appunto su quelle che saranno le tappe di questo singolare pellegrinaggio, di questa riproduzione della cella di Padre Pio in giro negli ospedali. Al momento, se non ricordo male, sarà prevalentemente una peregrinazione in ospedali del Barese, ma potrebbe succedere che questa iniziativa acquisti man mano un respiro sempre più ampio. Noi ce lo auguriamo, se il Signore vorrà, facciamo fare a Lui, facciamo fare a San Pio. Se Lui vuole, fa tutto Lui. Quindi noi siamo solo degli operai nelle sue mani. Quindi ci sforziamo e basta, non siamo nessuno. Quindi chiediamo a San Pio veramente che ci dia
questa forza e questa volontà di portare questo messaggio, perché ci crediamo e se lui vuole sicuramente lo farà. Grazie soprattutto a Don Antonio che ci segue in modo particolare come pastorale della salute. Grazie. Bene, allora ancora grazie a voi per questa, grazie a te. Per questa bellissima notizia che abbiamo condiviso stamattina. Dunque questo non è un addio ma un arrivederci, sentiamoci, teniamoci in contatto, fateci sapere come si sviluppa l'iniziativa. Nel frattempo, oltre ai ringraziamenti, anche l'augurio di un buon proseguimento di giornata e quindi ci ritroviamo al più presto. Grazie Antonio, ciao, salutami tutti. Sarà fatto, buon proseguimento di giornata. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.